Bentornati su Coro Sballe. Oggi Tiziano mi farà le domande di quello che io ho vissuto quando lavoravo in nave con il Sirk. Poi vediamo le Siamo in chiamata adesso e stiamo anche registrando con le camere. Comunque, abbiamo scelto di fare questa cosa qua perché io ho visto lo spettacolo dal vivo quando Tim faceva un altro ruolo. Quindi è un po' strano perché in realtà io non l'ho mai visto dal vivo fare il personaggio È vero. principale, ma l'ho visto fare un personaggio secondario. Mentre quando l'ho visto io faceva il personaggio principale di un altro spettacolo. Va bene, allora Perfetto. iniziamo subito, Vai con la sigla. no? 5, 6, 7, 8. Prima domanda. Di che cosa parlava questo spettacolo? Perfetto. Allora, Viaggio parla di questo pittore che si trova nello suo studio e vuole disegnare la sua musa. Però poi incontra un po' difficoltà perché vuole farlo alla perfezione. Non sa come realizzare la faccia. Infatti all'inizio si vede che è nello suo studio e la faccia è coperta da questa farfalla. E poi, Ok. mentre si trova nello studio, all'improvviso viene catapultato in questo mondo di fantascienza. Cioè, inizia a girare tutto intorno a sé, il momento della scala che vola in giro. Dal mio punto di vista, sta cadendo nella sua testa. È un Quindi in caso? pratica si è fatto un cannone e Esatto, ah, un quello che abbiamo trip. sempre detto nello spettacolo è che mi sono fumato qualcosa e mi trovo in questo mondo di fantascienza. Come nel balletto classico ottocentesco, ti sei fatto di oppio e magicamente vedi la tua Esatto, musa ispiratrice. immaginate. Va Esatto. bene, E in questo mondo tutti i colori che utilizzo di solito per disegnare sono diventati vivi. Man mano che prosegue lo spettacolo, io vado a conoscere nuovi colori che fanno cose diverse e mi ah, rivelano la ok. musa. Poi durante il pezzo c'è anche lei che si apre questa farfalla e finalmente vedo la sua faccia. Finalmente so, ah, adesso so come realizzare il mio quadro. E l'happy ending è sì, che finalmente sono riuscito a trovare la mia musa. E quindi i colori sono poi tutti quei personaggi che sono tutti quanti degli acrobati che fanno ognuno il proprio atto e tu sei tutto il tempo in scena a dover fare cose più di mimica, no? Più Sì, acting che lo danza alla fin chiamano fine. physical actor, quindi sei un attore fisico, cioè non parli, però sì, fai più l'attore che ballerino, sì, più mimico, Esatto, esatto. infatti un'altra domanda era appunto fare una cosa del genere più da attore che da ballerino. È stato difficile? È stato semplice? Ti è venuto spontaneo? Onestamente, il primo contratto, quando mi hai visto da Soundteeth in Sonor, quello per me è stato molto ma molto più difficile, perché abbiamo fatto sia la creation, quindi non si conosceva ancora lo spettacolo, insieme a loro dovevamo creare questo spettacolo, quindi era veramente tosto, perché la direttrice spiegava un po' quello che lei voleva da questo spettacolo. Quindi per il mio personaggio, lei è venuta da me, ha detto: io voglio un personaggio veramente serio, però allo stesso momento la tua serietà deve far ridere alle persone. Cioè, il modo in cui tu ti muovi sul palco, il modo in cui tu agisci alle cose che succedono, deve far ridere, però tu devi essere serio nello stesso momento. Cioè, voleva questa ambiguità di personaggio. Quindi quello come personaggio per me è stato molto più difficile. Sì, per te è più facile forse un personaggio allegro, divertente. Infatti il pittore è molto più vivace, è molto più divertente e mi ricorda Charlie Chaplin, per esempio. Sono un grande fan. Infatti mi avevano chiesto di rifare lo stesso personaggio di Sonor, però io avevo chiesto se potevo fare l'altro e farlo ancora più stile Charlie Chaplin. Al direttore è piaciuto sta cosa. L'altro spettacolo era Sonor. E trovate il link qua in alto o in descrizione. Ok, un'altra cosa, perché tu nello spettacolo Viaggio avevi fatto questo altro personaggio vestito di giallo e Sì. l'avevi realizzato durante la creazione. Quel personaggio lì era costruito su di te, quello di giallo. Quindi un'altra domanda che si collega anche a quello che hai detto prima, no? Tu in Sonor l'hanno creato su di te e tu hai partecipato un po' attivamente alla creazione del Sì. personaggio. Mentre in viaggio tu ti sei dovuto mettere nei panni di un personaggio creato su qualcun altro. Però avevi libertà, perché adesso mi stai dicendo che tu hai avuto la Sì. Sì, ho libertà di avuto cambiarlo, molta libertà tra perché il Sir virgolette. quello che fa quando sceglie gli artisti, da un lato sceglie qualcuno che vedono che può farlo e realizzarlo in un modo simile, ma dall'altro comunque dicono di adattarlo a se stessi. Perché poi tu comunque devi fare lo spettacolo 700 volte più o meno. La linea guida, cioè la fine delle cose o di dove trovarti sul palco, è uguale, i Ok, vabbè, passaggi. certo. Però
La Però il coreografia personaggio sta. stesso, se tu vuoi essere più quello tonto o più quello innamorato pazzo, quello un po' più che fa il fighetto ma poi comunque inciampa, fa le sue cose, cioè alla fine puoi adattarlo abbastanza al tuo personaggio. Io l'ho visto fare a tipo 3-4 persone diverse e tutti cambiavano. Devo chiedere a Mila se posso raccontare. Dai, tu raccontala, poi chiedile se mette, se la metti Ah, nuovamente. ok. Allora, cosa è successo? È uno dei sbagli che è successo sul palco. In pratica, alla fine c'è un momento, io sto ballando con la mia musa, siamo tutti felici e contenti, andiamo dietro sul palco, applaudendo, chiamiamo tutti gli altri artisti sul palco per fare il saluto tutti insieme. Però cosa è successo? La musica era sbagliata. Quindi la gente ha detto, no, non ritorno sul palco. E siamo rimasti solo io e la musa. E cosa è successo? Io li voglio chiamare. Non arrivano, mi giro, dico cosa facciamo? Vado da lei. Lei, uguale, non sa cosa fare, quindi viene da me, mi bacia veramente e se ne va. Un bacio a stampo. Un bacio a stampo, sì, un bacio a stampo. Questo è tradimento. Questo Mila è tradimento. Cosa è successo? In quel momento io di solito guardo il pubblico e mi bacia. Però visto che c'è stato questo cambio di musica, io guardavo lei tipo, cosa facciamo? E lei Quindi lei. continua sperando che io Sì. mi girassi verso il pubblico, così mi Ma dà tu il non ti sei girato. bacio. No, io. Va bene, ragazzi, il video finisce qui. Spero che questa intervista, chiacchierata, racconto di quello che è successo a Tim al Cirque du Soleil in questo spettacolo vi sia piaciuta. Se volete supportarci su Patreon, nella nostra company, link in descrizione per sapere che cosa, di cosa si tratta. Seguiteci su Instagram, la nostra pagina Chorus Ballet e i nostri profili privati. E mettete un like, commentate e restate a casa e non uscite. Grazie.